forza non lasciarmi, non abbandonarmi qui. È la vita che mi offre un'occasione, ma io ho paura, sì. Ho il mondo immenso se non hai dei ricordi dietro te. Lungo la mia via c'è già chi mi aspetta, c'è da sempre, sì, lo so. E mi capiranno sempre con amore, dove sono scoprirò. E capirò anch'io il perché. In diretta su Umbria TV, canale 10, appuntamento con i nostri amici a quattro zampe. Questa sera parliamo di una razza eccezionale e anche degli amici che ci sono venuti a trovare da Terni con dei cuccioli che dobbiamo fare assolutamente adottare. Benvenuto pubblico, benvenuto al nostro dottor Massimo Floris. Buonasera a tutti e telespettatori, andiamo subito a presentare e poi vediamo la razza di questa sera. Il vicepresidente della provincia Viano Rossi, buonasera. Anche se ci aveva annunciato che non era presente, per fortuna è riuscito a liberarsi. Poi abbiamo la nostra ormai amica, perché opinionista, mi dà un'idea un po', Valentina Allegrucci. Bowser ha fatto carriera. Quindi? Quindi è? E quindi è già inviata. Ah, inviata di mia. Valentina Allegrucci, buonasera. Buonasera. Poi abbiamo, finalmente non in Skype, non in collegamento Skype con queste deformazioni di visi e di alterazioni di voci, la Tania Discardi del rifugio Montargento di Terni. Buonasera. Buonasera. Con un amico, il signor James Hall. Che è uno dei soci, tra l'altro. Che è uno dei soci, perfetto. Benvenuti finalmente, per la gioia di tutti. Oh, ce l'abbiamo qui in studio questa sera. E poi continuiamo a presentare i nostri ospiti. Sono arrivati loro, i Bloodhound. Sono i cani che sono già stati qui a Mia, dell'allevamento Vascia di Todi. E li accompagna lei, un'amica, Laura Benedetti. Buonasera e bentornata. Buonasera a Mia. Grazie. Insieme ad Umberto Isacco, che sarebbe il marito di Laura, nonché autista, perché io sono un autista, no? Colui che lo porta, che porta in giro i cani dappertutto, a tutte le mostre. Ed infine Patrizia Benedetti. Buonasera. Con una cucciola. Sì. E allora, parleremo di questa razza stupenda. L'altra volta tu, dottore, non c'eri. Laura Benedetti, Patrizia Benedetti, c'è in te. Cugine, sì. Cugina. C'è una famiglia completa, dottore. Fammi capire. C'è una famiglia completa. Ok. Poi continuiamo a presentare la nostra redazione, andiamo subito nello studio legale. Buonasera ragazzi, come va? Bene, bene Francesca, ben trovata, ben trovati a tutti. E questa sera abbiamo fra l'altro delle notizie importanti anche da un punto di vista di sanzioni amministrative, non solo, però come al solito noi, Lisa, no, incominciamo con una bella notizia, che è la classica notizia ormai diventata l'appuntamento fisso di salvataggio. Dovete sapere che un uomo, fuoriuscendo da una mostra canina a Trieste, si è trovato di fronte ad un furgone all'interno del quale c'era un cane che era rimasto incastrato, pensate, con la sua testa e con le sue zampe dentro un anello della ciotola dalla quale mangiava. In pratica, insomma, non è riuscito a trovare il proprietario, quindi lui in maniera molto coraggiosa è riuscito ad entrare dentro questo furgone, ad aprirlo, e è riuscito a liberare il cane, ma soprattutto gli ha applicato una respirazione naso-bocca e un massaggio cardiaco, e quindi è riuscito a salvarlo. E poi magari Massimo ci dirà anche come è potuto avvenire una cosa del genere. Magari sulla respirazione naso-bocca spieghiamo che non è proprio uguale al discorso dell'uomo. Esatto. Si fa in un'altra maniera. Massimo ci dirà questa cosa qua. Lisa, ma dimmi no, Massimo. No, vedevo, ma Trippi non si stanca? è stato trasferito. Vedi Trippi come viaggia sulla sua ruota? Va bene. Avvocato, buonasera, come va? Buonasera a tutti. Beh, potrebbe andare meglio, diciamo che gli avvocati sono come l'erba gramigna, non muoiono, però a volte si sentono un po' male.
Allora, io invece vorrei fare un appello molto importante. Allora, vi abbiamo accennato già nella scorsa puntata del sequestro del canile Malcangi di Andria, meglio soprannominato Dogs Hotel Canile degli Orrori. 560 animali che versano in condizioni disperate. Adesso questi animali sono stati dati in custodia alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane e al Comitato UGDA per la Difesa degli Animali. Abbiamo bisogno di tutto e stiamo organizzando una raccolta lampo anche qui in Umbria con la Lega del Cane, con la sezione di Foligno. Stiamo organizzando una raccolta lampo che terminerà nel giro di 2-3 settimane. Abbiamo bisogno di cibo, coperte, medicine, cucce, collari, antiparassitari, tutto ciò che potete donare. Allora, ci sono due punti di raccolta per quello che volete donare, che sono il canile di Ponte Rosso di Assisi, la mattina quando ci sono i volontari, e il centro cinofilo Wild Thing a Perugia. Quindi un punto Assisi e un punto a Perugia, mentre i negozi che ci aiutano, dai quali potrete andare a fare spesa e lasciare una scatoletta o quello che volete per il canile Dogs Hotel, Emergenza Dogs Hotel, sono per adesso l'Arca di Noè di Foligno in via Marchisielli, località Paciana Foligno, via Fedeli numero 8, l'Agriservice, e la Nova Trade di Perugia, via Campo di Marte. Quindi per favore dateci una mano, queste cose verranno portate di persona direttamente dai ragazzi della Lega del Cane, quindi seguirete in diretta tutte le evoluzioni, gli aiuti e il trasporto. Grande avvocato, grazie, forza e coraggio, quindi andiamo in questi punti e doniamo tutto quello che possiamo offrire a questi animali che hanno bisogno di noi. Dottore, adesso chi c'è per chiudere la redazione di Mia? No, dobbiamo presentare i ragazzi che ci lanceranno il gioco. Il gioco. Ragazzi, che state facendo? Alex, seduto! Non ci posso credere. Resta! Ragazzi, guardiamo la carrellata dei premi, per favore. Grazie, Massimo, per il libro. Serve. Seduto! Scusate, stavamo parlando della seconda parte del nostro addestramento. No. Sì, Alex, stasera è ingestibile. Ci guardiamo subito la prima domanda. Secondo Esopo, a quale animale non piace l'uva acerba? Da zampi, pastiglia, tutto, voi la linea. Sì. Generale, lei ha fatto un eccellente lavoro, è riuscita anche a educarmi. Ragazzi, questa era una facile domanda, sì, dai. No, vabbè, ma la possiamo dare un aiuto? No, vediamo. Niente aiuto. Dobbiamo dire una cosa importante. Una morale. Dobbiamo dire una cosa importante. Diciamo la cosa importante. Vai. Quale? Io non me la ricordo. Che cos'è dunque? Associazione? Ah, giusto, vedi? Allora, ragazzi, dovete sapere che questo che vi stiamo facendo vedere adesso riguarda un'associazione una, Uomo Natura Animali di Foligno, la piccola corte dei miracoli. Ricordiamo, ecco la locandina che ci manda la nostra regia, che questo sabato si terrà da Zampi, nostro sponsor ufficiale, una raccolta di generi alimentari, cibo, di tutti i generi di prima necessità che servono per il rifugio Piccola Corte dei Miracoli di Foligno. Quindi, in qualità di cane appena educato, vi invito a partecipare a questa raccolta fondi questo sabato, mi raccomando, da Zampi a Bastia Umbra. Bravissimo. Adesso qual è la morale? Dunque, che ti ricordi quella vecchia favola di Fedro? Non mi ricordo, no? Quella di quell'animale lì e l'uva. Qual era? Che non me la ricordo. Boh, non lo so. Franci, tu te la ricordi? Tutti i telespettatori stanno dormendo. Sì, infatti, allora, a proposto. Forza, ragazzi, che si vince sempre. Qual è quell'animale a cui non piace l'uva acerba? Perché era troppo in alto, quindi non ci arrivava. Ma sì, non me ne frega niente. Disse. Ti ricordi, sì?
0755287848, chiamateci mi raccomando, e soprattutto ricordatevi che se anche sbagliate, cosa che stasera non sempre ammettiamo, ecco vedi, ci hanno sentito, si Mia Mondo Intorno agli Animali, sono vi Alex. Ricordiamo, cari telespettatori, che sabato ci saremo anche noi da Zampi per realizzare un servizio proprio su questa raccolta. Adesso però andiamo a conoscere, Tania la conosciamo, dottore, perché ci colleghiamo sempre con lei da Terni, però questa volta è venuta accompagnata da uno dei soci del rifugio Monte Argento. Allora, James, allora tu non sei italiano, ma sei inglese? Di origine inglese. Di origine inglese. Raccontaci la tua esperienza al canile di Monte Argento, com'è nata? Insomma, tu sei uno dei soci. Beh, io diciamo in effetti da molti anni mi occupo di cani in privato, cioè raccoglievo randaggi, li tenevo a casa, eccetera, eccetera. Poi è successo che una volta ho perso un cane e per cercarlo sono andato in giro per tutti i canili e ho potuto incontrare... Sta mangiando il microfono, il pupo! Ah, scusate! Sì, sì, sì. E ho conosciuto Stefania Sebastiani e niente, da lì è nato questa collaborazione col canile che adesso si esplica con l'allattamento dei cuccioli trovati abbandonati, penalati praticamente. Ci fa proprio da balia umana. Da balia? Sì. È molto bravo James su questo, nel senso che interviene proprio quasi all'ultimo istante perché ci chiamano disperati che hanno trovato dei cagnolini come questi ed effettivamente la prima chiamata va sempre a James perché si è attrezzato veramente con tutto il necessario e anche abbinato ad una veterinaria molto brava e qualificata, insomma, che ci segue proprio dalle prime. Certo, esatto. Sì. La salutiamo? Sì. E la clinica Croce Azzurra di Amelia, la dottoressa Settimimi Mary. Ecco, grazie. La salutiamo perché è importante, insomma, ringraziare anche tutti i medici veterinari che collaborano con i canili, che si offrono, insomma, in casi di emergenza. Questa sera cosa avete portato? Questi due pupi? Abbiamo, in effetti, tre. Uno è rimasto dietro le quinte. Adesso lo faremo vedere dopo. Lo faremo vedere più tardi, ecco. Sì. E niente, questa è l'ultima cucciolata che è stata trovata, è solita storia di abbandono di piccolini appena nati, sono stati raccolti in un cespuglio dentro una scatoletta, fortuna per loro, è passato un ragazzo che si chiama Fabio, e li ha raccolti e si è attivato per, diciamo, farli soccorrere, ecco. Questa sera possiamo fare anche un appello qui a Mia, oppure hanno già no, trovato? No, non hanno ancora trovato. Possiamo fare appello. Sì, sì, sono disponibili. Sì. Prego ragazzi, perché lo spazio è vostro, quindi potete tranquillamente... Allora, hanno circa... No, attualmente hanno circa 40 giorni, quindi per l'adozione bisogna aspettare ancora un mesetto. Sono due cagnetti simil Breton, come diciamo noi, cioè dei bretoncini. È una cagnetta. Guardate che meraviglia! Simil setterina. Sono sanissimi in questo momento e promettono bene. Bene, quindi in questo momento loro, dottore, stanno facendo da balia, insomma, stanno crescendo questi cuccioli. Intanto possiamo dare. Come lo possiamo chiamare l'individuo, Valentina, che ha abbandonato i cuccioli così piccoli? Possiamo... No, sei troppo buona questa sera. Non ho le parolacce, non le dico. Non in televisione, le dico più tardi. No. Io... L'altro dov'è? L'altro non lo prendiamo? Sì, dopo. Adesso lo prendiamo. A turno, facciamo un po' il giro. No, diciamo che effettivamente c'è quindi un lavoro dietro, veramente. Quindi lo sottolineo sempre perché... se non ci fossero persone come James, anche noi ci troviamo in balia che metterli all'interno di un canile non è così semplice. Il freddo, insomma, l'intemperie adesso ancora di più, insomma, ma anche il supporto veterinario è fondamentale. Tu, James, a casa quanti ne hai di tua proprietà? 11 cani. Ah, ecco, non voglio di sapere perché di solito... 8 gatti in questo momento, ma il numero varia continuamente. Quindi ringraziamo anche Fabio che invece li ha trovati e ci ha grazie subito contattato. Fabio, sì, Fabio, io Fabio, credo che queste bravo. Siano anche e uno forse che... in adozione a lui, ci sta pensando e valutando perché ci sono rimasti nel cuore, insomma, sono certo. Così carini. Fabio? Sì. Bene, bene, Fabio, dai, uno. Uno sì, speriamo, uno sì, dai, incrociamo, esatto. Vicepresidente, insomma, una persona che trova una cucciolata così, secondo me...
ha un sesto senso, è come quando l'animale sente se una persona li ama. Secondo me c'è anche la cosa opposta, cioè nel momento in cui c'è un animale in difficoltà, chi è più sensibile secondo me lo capta, credo, è una mia opinione. Diciamo, anche se è in un'altra provincia, meriti un premio e se verrai lo daremo magari quando premieremo i vincitori del calendario, però mi fa molto piacere che ci siano persone come Tania, come tutti i suoi collaboratori, che offrono non soltanto un grande aiuto ai amici a quattro zampe in difficoltà, ma anche un bellissimo esempio. L'abbiamo detto più volte, purtroppo la realtà dei canili non è sempre questa. A volte diciamo che ci sono anche degli speculatori, perché poi soprattutto per i canili finanziati a retta su ogni cane, che tendono diciamo anche ad avere cani in eccesso, a non farli adottare, invece loro diciamo che offrono tutta la loro disponibilità per far stare dignitosamente gli animali, ma poi ecco, le tante adozioni che fanno sono sicuramente un patrimonio per tutti noi che grazie a questi canili possiamo anche in qualche modo usare l'esempio. Grazie, e torneremo a parlare con loro, con i nostri amici più tardi, e parleremo anche del discorso delle adozioni. E andiamo adesso dalla nostra Laura di qua, perché parliamo della razza, il Bloodhound. Allora, il Bloodhound è un animale, è un cane, detto anche cane molecolare. L'abbiamo già trattato nella scorsa puntata, tutto il discorso delle sue caratteristiche, no? Dottore, olfattive, la ricerca delle persone anche dopo ore e ore dal loro passaggio, però noi vogliamo sapere che cane è, che carattere ha, se è adatto a famiglie con bambini. Sì. Spiegaci tu, Laura, come allora, è nata la tua passione innanzitutto per questa razza? La mia passione è nata, vabbè, io da quando ero piccolo ho sempre avuto cani, ho avuto tanti randaggi, meticci, così. Un giorno nella mostra canina ho visto un cane, mi sono innamorata di questo aspetto, di questo cane così imponente ma dolce. Abbaiava con una voce che diciamo un po' particolare, perché hanno un bel vocione sonoro, sono dei segugi, dei cacciatori. Poi comunque adatti anche alla compagnia, ovviamente adesso diciamo la maggior parte dei cani vengono dati come cani da compagnia, cani per le famiglie, per fortuna. Per le famiglie che ne fanno uso, diciamo nel senso come compagno di vita, perché comunque è un cane che va d'accordo con tutti. Per secoli è stato selezionato insomma come cane da muta, quindi comunque lui è un pacioccone, vanno d'accordo non sono cani litigiosi. Cioè uno li vede così grandi, ma li può portare al parco pure un bambino, perché comunque non cercano mai la rissa, sono sempre tranquilli, buoni. E la cosa bella è che vanno d'accordo anche con gatti, con tutti gli altri animali da cortile che possono. Sono cani molto pazienti. Fondamentalmente vanno d'accordo con i bambini, che noi ne abbiamo uno di 5 anni che gliele fa un po' di tutti i colori al povero osso e lui sopporta pazientemente. E sono cani, diciamo, vabbè, loro, quelli che vedete qui, sono dei campioni. Osso è un cane famoso, è campione, 2 volte campione europeo. Osso, ricordiamo che è stato la mascotte di Quarto Grado. Del programma Quarto Grado, sì, con Salvo Sottile. E lei è la campionessa del mondo, e si chiama Manon. Osso. E insomma, lui è, vabbè, anche campione. Tutte le mostre. Sì, io faccio esposizioni, mi occupo della morfologia, che è un po' quello che dovrebbe fare l'allevatore, diciamo, nel senso che adesso la celebrità di Osso è stata un po', fra virgolette, diciamo, un problema per la razza, nel senso che comunque chiunque ha una adesso femmina si improvvisa e fanno cuccioli, ma non è così semplice fare cuccioli, perché per fare cucciolate penso l'esperienza dell'allevatore e lo studio dell'allevatore sia sulla genetica, perché comunque lo vediamo così, è un cane sano, è un cane forte, è un cane robusto, però come tutte le razze di taglia grande ha delle patologie di razza congenite, che possono essere la displasia dell'anca, del gomito, eccetera, e poi ci sono anche altre patologie che riguardano soprattutto gli occhi. Poi si è un po' portati, come in tutte le situazioni, ad andare verso l'eccesso, perché vediamo queste rughe che hanno uno scopo nel cane, nel senso che servono a confluire, quando lui cerca una pista, servono a confluire l'emanazione odorosa verso le narici. Diciamo che in questo momento vengono un po' accentuate come segno di bello, ma è bello fino a che non causa un danno al cane, nel senso fino a che l'occhio resta comunque visibile, pulito e non hanno problemi.
La cosa noi abbiamo questo filmato che insomma ci fa sentire la voce, la loro bella voce. La loro bella voce, è vero che cantano? Sì, cantano, è vero. Cantano. E possiamo andare con le immagini. Questa è una cucciolata. Senti cuccioli osso. Dove stanno viene? Guarda come dove stanno i cuccioli osso? C'è il proprietario che chiaramente dà delle parole chiave. Questo è un video che arriva dall'America. Ecco, speriamo. E questi fin da piccoli cantano così, dottore? Così. Che cucciolata. E quindi insomma, però sono anche Laura, discreti, mi dicevi... diciamo, nel senso che non sono cani che abbaiano molto. È vero che la voce è così forte, ma sono cani comunque abbastanza silenziosi, tant'è che possono vivere tranquillamente anche in appartamento con proprietari sportivi, diciamo così, perché comunque sono cani che sono dei trottatori, che hanno una grande muscolatura e vanno portati a spasso. Spesso non si può pensare di prendere nessun cane, ma in particolare un cane così, e portarlo fuori solo a fare la pipì, perché non è proprio il caso, insomma. O avere solo un divano. Sì, il divano lo adoro. Il divano è la cosa che adorano di più, il divano e il letto. Allora, sì. Dottore, tu chi sei, di origine sarda? Sì. Massimo Floris, infatti. Beh, saluto la Sardegna, infatti. Tanto che amiamo il nostro direttore di produzione, perché, insomma... con questa alluvione che c'è stata in Sardegna, quindi sono state salvate tante persone, purtroppo ci sono stati 16 morti, però Mirko, noi siamo una trasmissione che tratta gli animali e quindi parliamo di animali salvati. E gira su YouTube un video di Mariella Giovannelli da un po' di tempo, da quando è successo, dal giorno dopo che è successo tutto, cioè da martedì scorso. Sappiamo quello che è successo, il ciclone Cleopatra che ha creato, devastato la tua terra, tutto il Campidano, tutta il Nuorese e Olbia. E qui parliamo, prego Paolo Calderossi di mandare le immagini 3 dalla regia, qui parliamo proprio di un canale che sta in zona Baratta a Olbia, dove si vedono i vigili del fuoco che salvano proprio un cane. Le immagini sono le immagini 3, eccole qui. Qui Vigili del Fuoco, mi preme ricordare chi sono. Sono Salvatore Sanna, Franco Porcheddu, Venanzio Cadoni del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che si calano in questo canale e riescono a salvare questo cane. E questo è, diciamo, l'emblema dell'alluvione in Sardegna per gli animali e per la nostra trasmissione. Le mostriamo al nostro pubblico perché, oltre a tutto quello che è successo per le persone, anche gli animali, sono stati gravi problemi anche per gli animali, non solo per gli animali d'affezione, ma anche e soprattutto per gli animali d'allevamento. Sappiamo che la Sardegna ha un'economia basata sull'agropastorale, quindi immaginiamo nella campagna cosa sia successo. E quindi noi di Mia facciamo l'appello, come fanno un po' tutti, per donare al 45 500 2 euro, sia da rete fissa che da cellulare con un SMS, per donare 2 euro ai sardi, così che i sardi possano donare qualcosa anche ai loro animali e sappiamo che ce n'è tanto bisogno. Bene. Grazie. E allora, tutti insieme possiamo dare una mano. Intanto noi ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria. Rimanete con noi perché Mia, come sempre, è appena cominciata. In diretta su Umbria TV. Siamo in diretta, dottore? Sì. Di cosa abbiamo parlato fino adesso? Per chi adesso si è collegato ti interrogo adesso? Io. No, vabbè, abbiamo parlato di... Allora facciamo il sommario. Il sommario. Prego, dottore. No, abbiamo parlato di questi bellissimi cuccioli del rifugio Montargento di Terni, dove abbiamo i gestori di questo rifugio e questi cucciolini che sono stati... Uno si è addormentato in braccio al vice. Che tra l'altro fa pandan con la giacca. Ecco, si è mimetizzato, telespettatori, è qui, in braccio al nostro vicepresidente, sta dormendo e cercano una casa, quindi
le linee telefoniche con i nostri ragazzi sono aperte. E poi abbiamo parlato di questa razza meravigliosa, abbiamo fatto fare un accenno alla Laura Benedetti del Blue Down, quindi razza storica importantissima, oltre che osso, grande campione della morfologia delle esposizioni, però è stato anche presente in quel periodo, per un certo periodo, a quarto grado in televisione. Che e poi peperino, osso, abbiamo mantenere combinate osso a quarto grado, io me le ricordo, sai? E poi abbiamo la Valentina, no, l'avvocato che sta mangiando. Sì, sta mangiando perché è malata, deve prendere le medicine, l'avvocato quindi deve mangiare. Allora, abbiamo già parlato della raccolta da Zampi che ci sarà sabato e ci saremo anche noi, quindi mi raccomando, tutto il giorno da Zampi c'è la raccolta per gli amici della Piccola Corte dei Miracoli e cercheremo di aiutare anche gli amici della Lega del Cane di Foligno che sta raccogliendo cibo, coperte e tutto ciò che è necessario per quei poveri animali che sono stati salvati adesso, la scorsa settimana, 560 cani dal sud Italia. Allora, adesso invece andiamo dai pestiferi, ragazzi, prego, continua il gioco. L'altra domanda. No, l'altra allora, domanda. No, aspetta, sì, dunque, prima diamo la domanda. Tua. Ecco, la risposta giusta di prima, l'animale che detesta l'uva acerba è la volpe, la famosa favola della volpe e l'uva. Comunque, passando avanti, dobbiamo dire il vincitore. Allora, ecco, il vincitore è Maria Rosaria, da Tuoro. Oh, vai, poi hanno chiamato Patrizia da Gello, Paolo da Umbertide, Martina da Todi che saluta Patrizia, lì in studio con voi, esatto, e Pamela da Corciano. E adesso quindi è il momento di andare avanti con il gioco, ragazzi. Suspense, domanda 2. Pronti per la domanda? Fino a quanti anni può vivere la balenottera azzurra? 30 anni, 60 anni, 90 anni o 120? Dall'impronta petriniana è tutto, a voi la linea! Ovviamente la balenottera azzurra aspira alla pensione, quindi ragazzi, il numero lo sapete, chiamateci! È falso e tendenzioso! Io? Sì! Io, hai visto però il processo di educazione? Seduto! Ragazzi, non è facile l'età della balenottera azzurra. Elisa però è avvantaggiata, sì, perché sì, è una subacquea. Sì, è vero, tu poi c'hai i pesci di mia. Certo. Infatti io lo non so. Non vale, perché io parte di lei, ce la giochiamo tutte le sere, vince sempre lei per un motivo o per un altro, ma voglio vedere. Dottore, sai che cosa ha preparato Valentina? Cosa ha preparato? Ha studiato tutta la storia. Non la cerco. Down? Sì, la vuoi interrogare? Sentiamo, no. No, intanto volevo intervistare Osso. No, è giusto, intervistare, Osso per Osso è la proprietaria, c'è l'allevatrice. Per quale ragione non abbia pensato a una fuga di tartufo verso l'America, perché in America sembra sia molto più apprezzato, addirittura le prove olfattive raccolte da parte dei Bloodhound sono utilizzate proprio come prove in tribunale, mentre in Italia questo come al solito non è possibile. No, addirittura a volte in Italia succede anche qualcosa di peggio, però non lo diciamo stasera. Sì, Osso però è un po' un bamboccione italiano, perché sembra che come razza siano anche molto molto cani da grembo, cioè nell'indole, però sì, purtroppo la stazza non lo consente. E quindi che cosa... È vero tutto questo? Sì, è che vero. Sono molto... Allora, in America sono cani utilizzati da tanto più tempo, ovviamente, e hanno questo uso per il loro famosissimo fiuto. E in Italia la cosa, diciamo che la razza, siamo veramente, non dico agli inizi, insomma comunque sono pochi numericamente, c'è cioè un esiguo numero di Bloodhound, però stanno iniziando a lavorare, ce ne sono alcuni che hanno iniziato anche qua in Italia a coadiuvare le forze dell'ordine o anche dei privati per fare ricerca. E noi ci occupiamo fondamentalmente appunto di fare selezione morfologica, perché noi cerchiamo insomma di preservare la razza e di migliorarla, di migliorare le sue qualità zootecniche, insomma questo è diciamo un po' lo scopo di noi allevatori. E gli allevamenti in Italia non sono molti, ma adesso la razza appunto dicevo inizia ad essere conosciuta e tutti si improvvisano, molte persone si improvvisano a fare cucciolate. Questo è un po' un problema, direi di stare attenti quando si acquistano cuccioli, bisogna chiedere sempre le certificazioni, più certificazioni possibili, perché l'ENCE ci dà questa possibilità, no? di fare le certificazioni, e noi rivolgiamoci a chi fa questo, ecco, questo è un po' il discorso. In particolar modo
cioè leggevo che tutti i cani hanno come caratteristica un olfatto molto sviluppato, ma il Bloodhound proprio possiede un numero spropositato di cellule olfattive. Esatto, ha molte più cellule olfattive, vedete quello che vuole un po'. Potrebbero utilizzarlo per la caccia in Umbria, ad esempio, però speriamo di no. Ma guarda, Valentina, la caccia in bocca a te proprio non sta appunto, bene. No, in Umbria, però anche le altre regioni potrebbero utilizzarlo per la guarda, caccia. Guarda, in realtà lui è un segugio, questo. Perché non lo sanno che ci sono dei lavori socialmente utili, esistono le indagini, no, che importa. Perché leggevo che era anche, diciamo che, deriva da Sant'Uberto. Esatto, lui è un grande, sono grandi cacciatori, l'origine della razza ovviamente è quella di essere dei segugi, di seguire le piste di sangue, ma personalmente preferisco che vadano a vivere nelle famiglie o che facciano ricerca di persona, visto che comunque ce n'è bisogno, esatto, e questo nasone insomma ha una bella utilità. Leggevo così. Che c'è un collega di Osso che si chiama Nick. Ah, Nick Carter, Nick un cane Carter. Molto famoso del passato. Nick Carter, che in passato ha ritrovato 600 persone. Quindi Osso, capito? Perché non va in America a lavorare? Perché lui è impegnato qui a fare la star. È troppo legato alla famiglia, al esatto. Dottore? È troppo impegnato qua. Beh sì, ti ricordi sul periodo di Yara siamo stati anche intervistati per delle citazioni, perché a volte magari anche con questa terminologia, il cane molecolare, perché poi era venuto giù un Bloodhound dalla Svizzera, però l'hanno fatto venire dopo 2 o 3 giorni, quindi era venuta la Rai di chi l'ha visto, credo. Ah, vogliamo anticipare la clip 16? Intanto la cerchiamo, la clip 16... Perché l'avevamo messa in fondo, che il dottore non vuole che noi siamo qui a fare le sfiorinate, però noi ce l'abbiamo, l'avevamo messa in fondo, però, la mandiamo subito. Però come credo che abbia... Ricordiamo, dottore, la tua intervista, tu non te la ricordi, ma io te la ricordo con questa clip. Guarda. Va bene. Allora siamo andati, Emanuela Taschini è andata da un esperto, Massimo Floris, per capire un po' meglio questa storia dei cani, cioè se bisogna abbandonare la pista di Yara che va dall'altra parte. Sentiamo che ci ha detto. Dottor Floris, in questi giorni abbiamo sentito tanto parlare di cani molecolari, ma qual è la differenza rispetto a un cane normale? Per molecolare si intende la memorizzazione all'inizio di molecole di una persona ad esempio scomparsa e poi il cercare in una zona ristretta o ampia, aperta o chiusa, gli stessi odori che sono impregnati su quella molecola. Ma è importante il tempo entro il quale devono intervenire questi cani? Io direi che è di fondamentale importanza. A distanza di poco tempo il cane deve intervenire per aiutare l'uomo, non a distanza di giorni, perché subentrano poi fattori atmosferici e altri fattori di inquinamento delle cosiddette o molecole o ambienti che possono determinare l'insuccesso da parte del cane. In questo caso sono intervenuti prima un certo numero di cani non molecolari e dopo 3-4 giorni i molecolari. Possono gli altri cani aver inquinato in qualche modo? Allora, sicuramente non tanto gli altri cani quanto più persone sono su un ambiente ampio, come potrebbe essere questo, più persone invadono questo ambiente, più si dissolvono delle molecole oppure si inquinano delle molecole adatte o idonee per quei cani particolari. Dire, tu non te lo ricordavi, non lo ricordavo. A tutto. No, però siccome ci sono i Bloodhound, possiamo aggiungere alcune cose. Allora, tutti i cani possono cercare, cioè perché praticamente cercano delle molecole, delle particelle, poi si cerca anche l'interruzione dell'omogeneità su un terreno, ad esempio un terreno di stese di ettari o di bosco, se passa un selvatico, se passa un bambino che si è perso, interrompe l'omogeneità che il cane da predatore, addestrato naturalmente, sente quel punto di partenza dove è passato un bambino, memorizza l'omogeneità del terreno e cerca sia a cono, in superficie, anche a vento o sul terreno stesso, di percepire le particelle che vengono lasciate, sia dal bambino che viene interrotto l'omogeneità del terreno. Qui si fanno quindi le ricerche. La raccomandazione, è, diciamo, per chiarire, e anche l'utilizzo di questi cani, è che questi cani devono intervenire subito, cioè non dopo, perché interviene la magistratura, cioè la polizia giudiziaria, gli interventi, i carabinieri, il RIS e tutto quanto, fanno le loro ricerche della scientifica per non far contaminare dai cani e arrivano in ritardo, così come successe con la scomparsa della povera Yara. Perché mi sembra che il Bloodhound dalla Svizzera arrivò dopo diversi giorni, sì. E quelli della protezione civile del luogo, che tra l'altro è pieno di cani
diciamo che sono intervenuti anche sull'Aquila, nella parte del nord di Brescia, è pieno di soggetti validi anche sul milanese, in Lombardia e nel Veneto. Quindi la raccomandazione è di farli arrivare subito, non dopo. Ma dottore, insomma, comunque chi l'ha visto, ma adesso una parentesi, con vabbè, tutti quelli che poteva andare a intervistare. Questo perché intervistato Etti. Che è proprio un fanatico Etti, io non lo so. Vabbè, adesso però saltiamo un attimo la clip dei bambini, la rivediamo dopo sempre con Laura, perché dobbiamo parlare di una bestialità che hanno detto. Ah, sì. In una rete di Stato, dottore. Se me la fai vedere così io ho anche... In una rete... Noi veterinari abbiamo anche un comunicato che il presidente dell'AMNI ha fatto in una conferenza stampa. E sono due righe, dopo le leggiamo. Però allora, la cattiva informazione. Intanto andiamo a vedere la clip e sentire questa bestialità. Se lei in queste analisi trova che ha già avuto in passato la toxoplasmosi e ha quindi gli anticorpi nel suo sangue, può stare tranquilla, perché gli anticorpi difenderanno il bambino da questo parassita, da questo protozoo. Se invece lei non ha avuto questa infezione da protozoo, da toxoplasma, purtroppo lei deve preoccuparsi di questo e deve organizzarsi perché non entri in contatto in questo periodo in cui decide di rimanere incinta e soprattutto durante la gravidanza con il protozoo. Siccome questo protozoo passa dagli animali, soprattutto dai gattini, dai gatti, dai cani, dagli altri animali, bisogna prendere precauzioni in quella direzione. Come? Sposti, metta in pensione il suo gattino, il suo gatto, il suo cane, da sua sorella, da sua nonna, da sua zia, dai suoi genitori. Ma ci vada lei in pensione, dico io, dottore, ma perché non ci va? No, come si chiama il dottor? Tra l'altro questo messaggio... Perché non ci va lui in pensione? Questo messaggio da una rete del servizio pubblico, tra l'altro su una trasmissione che riguarda sempre la salute, perché è una trasmissione famosissima. Certo, Medicina 33. Io credo che sia allora un'informazione errata e ha sollevato un polverone sia dall'Associazione Nazionale Veterinari sia dalla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari, con tanto di, no, che mi hai fatto leggere prima. E poi le informazioni sono sbagliate e creano del terrorismo nei confronti delle persone che si spaventano e quindi allontanano gli animali ingiustamente. Posso leggere un comunicato che ha fatto il presidente dell'AMBI, Marco Melosi, e quando si parla di animali le invitiamo a considerare attendibile solo il parere del medico veterinario di fiducia e non medievali dicerie come ha fatto il signore, tipo pulci all'orecchio che sono trasmissibili, a cui ha dato gravemente credito il servizio pubblico televisivo. Suggerire di allontanare cani e in particolare i gatti per tutta la durata della gravidanza, conclude il presidente, costituisce un grave, ancorché involontario, incoraggiamento all'abbandono degli animali da compagnia. Esseri sociali che una volta entrati in famiglia non vanno emarginati o rifiutati. Rivolgersi dal proprio medico veterinario curante, oltretutto non è soltanto il gatto, diciamo, l'ospite in questione, ma l'unica accortezza e raccomandazione che possiamo dare alle donne nel periodo di gravidanza, al di là che volendo si può andare dal proprio medico veterinario e anche testare il gatto, ma soprattutto stare attenti alla lettiera, anche se sono gatti che escono. L'importante è l'igiene della lettiera e basta, mentre, attenzione per le donne, fare attenzione a quelle che sono le verdure non ben lavate e soprattutto le carni poco cotte. Quindi non è soltanto il gatto, come si chiama quel giornalista ormai anziano, credo. No, è un medico. È medico anziano, ormai anziano. Quindi probabilmente io, senza offesa, però quando uno perde i colpi... Ecco, sì. Valentina, scusa, è stata proprio la nostra Valentina che ci ha tanato questa cosa. Bestialità. Prego. Non è laureata in letteratura moderna? No, sì, ma credo che sia nemmeno medico, però. 33 che ci assilla da 30 anni, anzi. Sì, però è la potenza mediatica che giustamente poi quando una persona è nota
poteva essere anche un fruttivendolo. Anche l'orario, no? Cioè, l'orario, sì. E poi la fintissima intervista, fintissimissima, perché io non ci credo. Sì, perché sì. Noi l'abbiamo tagliata apposta, l'abbiamo perché tagliata la domanda apposta. Vorrei avere un figlio. Tendenziosa, poi però comunque. La cosa sconvolgente è che non solo non ha ritrattato, ma ha confermato di nuovo la sua teoria. Beh, io la so gravità. Che la... Quindi noi vogliamo l'intervento della Brambilla a questo punto. No, ma non solo, c'è una denuncia per richiesta danni alla RAI direttamente per la responsabilità da parte della FNOVI, la Federazione Nazionale degli Ordini Medici Veterinari, perché questo è infamiare l'operato professionale. Cioè. E semina cattiva cultura. Ma non era la trasmissione giusta, vendono le pentole a quella trasmissione, perché dobbiamo parlare dei cani? Cioè, ecco, un argomento troppo impegnativo. La cattiva informazione, vicepresidente, così si fanno i danni. Sì, diciamo che nel mondo degli animali guardate, ci sono... Guardate il pupo che si è addormentato. Ho praticamente ipnotizzato uno dei cucci. Cioè. Però nel mondo degli animali ci sono tante persone che si improvvisano, magari anche perché l'animale fa audience o comunque sia, ci sono molte persone che li hanno in famiglia. Penso che hanno fatto bene, molto bene, i medici veterinari a protestare, hanno perché una bella poi queste possono essere informazioni che hanno un impatto devastante, anche esatto. Sulle stesse donne che magari certo. Sono incinte e possono preoccuparsi perché convivono con degli animali. In un momento tra l'altro particolare, no? Tra l'altro ci sono molti studi che invece dimostrano che è importante per esempio che i bambini crescano a fianco degli animali. Assolutamente. Perché comunque il loro sistema immunitario si rinforza anche dalle quindi, ultime ricerche negli Stati Uniti, in Inghilterra. Quantomeno di documentarsi prima di fare questo. Sì, infatti, comunque noi l'abbiamo invitato ad andare in pensione al dottore. Bene, una battuta dal nostro avvocato, però ci vuole, anche se ha la febbre questa sera, avvocato. No, ma comunque di fronte io... a questa cosa, mi scusi, No, ma, allora, innanzitutto mi si è alzata di 3-4 gradi la febbre quando ho sentito queste cose. Comunque penso che non sia questione di età, perché anche penso la mia nonna Giuseppina, penso che sappia che il gatto, cioè, veramente è una cosa che adesso... Saranno 50 anni che questa cosa è sfatata, volevo dire io al dottor Holder, cioè veramente abbia pazienza, ma l'abbiamo pronunciato il nome. Abbia pazienza, ma già ce ne abbiamo tanti di problemi che li vogliono ammazzare, i cani cosa. In più mi viene anche a dire lasciate i vostri animali d'affezione. Quando siete incinta, la sorella, la zia, la cugina, la popa, la nipote, siamo veramente arrivati a dei livelli allucinanti, abbiate pazienza. Oh, lottiamo contro il mulino a vento qui, perché sembra. Avvocato, ma visto che insomma. È lì e sta dando la sua opinione in merito, ci dia un'altra news delle sue, una seconda news. Allora, una buona notizia, che Dio benedica l'America, no? Allora, una sentenza storica negli Stati Uniti, perché ha preso ben 55 anni, non 55 euro, come succederebbe qui, 55 anni di carcere, un immigrato polacco del Quincy, del Massachusetts, che ha preso a calci e pugni il proprio cane e poi l'ha abbandonato per strada. Allora, nessuno se ne sarebbe occupato, se non fosse che 70.000 persone, si è rivoluzionato il popolo del web, e 70.000 persone hanno chiesto la testa di questo soggetto e hanno fatto delle investigazioni, veramente penso che se non ci fosse stato osso poco ci manca, tipo cane molecolare, tipo serial killer, sono risaliti al proprietario e hanno inflitto 55 anni di carcere. Io mi chiedo, in Italia che cosa sarebbe successo? Sogni. 55 sogniamo, pacche no, sulla schiena. Esemplari. Ne sogniamo per gli esseri umani, figuriamoci per gli animali. Negli Stati Uniti su questo c'è un'organizzazione incredibile, c'è la polizia veterinaria, cioè arrivano con dei mezzi, quando scoprono questi posti o di commercio illecito di cani o di gatti, fanno veramente rispettare la legge in maniera seria. E anche le associazioni di volontariato animaliste hanno il potere di poter arrestare nel momento in cui c'è violenza contro l'animale. Viva l'America! Luca Panichi, un'altra delle sue pillole, prego. Beh, a proposito di cattive notizie, invece noi vogliamo controbattere dando dei buoni consigli, perché avvicinandoci al Natale si verifica sempre tutti gli anni questa idea di regalare il cucciolo nella maggior parte dei casi, oppure il cane, così improvvisandolo come un regalo chic, no? Che fa tendenza. Ecco, noi vogliamo dissuadere tutti quanti dal fare bravo. Questa cosa qua. Non lo leggiamo quello? Bravo, bravo. Lo leggiamo quello? Sì, qui è un manifesto
intestino che noi riprodurremo da qui a Natale, perché viene indicato che il cane è vietato regalare, perché il cane è una responsabilità che significa impegnare una persona anche per 10-15 anni, che vuol dire che il cane non è un soprammobile, ma nel momento in cui si decide di averlo in casa bisogna avvicinarsi attraverso le giuste procedure di adozione e quant'altro, che noi tutte le volte cerchiamo di promuovere. Per cui mi raccomando, per Natale non pensate a questo, ma semmai potete anche fare anche un discorso di adozione a distanza, oppure avvicinarvi alle volontarie, alle associazioni, ai canili e quant'altro, e seguire quelli che sono i percorsi giusti per poi avere il vostro amico a quattro zampe a casa con il criterio che si deve ad un animale vivo. Oh. Grazie Luca. Adesso cosa abbiamo? Adesso dobbiamo parlare sempre di adozioni, dottore. Adozioni del cuore. Adozioni del cuore. Certo. Nova Trade, via Campo di Marte, Perugia. Per conoscere tutte le offerte, visita il sito www.novatrade.it. Adesso parliamo di Black, 6 anni, è un cane timido, si deve fidare delle persone, e ha suo fratello Tommaso, hanno tutti quanti 6 anni, tutti e due 6 anni. Ah, loro sono scappati via 3 volte dal canile, hanno fatto i buchi sulle reti, li abbiamo ripresi dopo una settimana. Il Valerio lo mandavamo a recuperare sempre questi cani. Si chiama Nocciolino, ha 10 anni. È in canile da 4, va a guinzaglio, l'età come vedete cammina storto, ma di salute sta bene e gli piace fare il bagno. Infatti, come lui, se gli mettete una conca è molto a suo agio, è un cane d'acqua. La Lega del Cane non guarda solo cani, ma abbiamo anche tanti gatti. Ce l'abbiamo un po' a casa, un po' l'abbiamo portati in una struttura di nostra competenza. Cercano adozione anche loro. Abbiamo tanti micetti piccoli vaccinati con la sterilizzazione gratuita e sverminati. Chi li volesse può contattare sempre i volontari della Lega del Cane. Quindi ricordiamo la raccolta cibo, coperte e tutto ciò che può essere utile ai nostri amici che sono stati salvati nel Sud Italia, e se ne sta occupando la Lega del Cane, e quindi la Lega del Cane sezione di Foligno è gestita dal presidente Mirko Mela, che avete visto nella clip. Senti, posso dire una specifica, certo, tecnica sul discorso della raccolta delle coperte? Certo. Allora, non i piumoni, quelli, no, che, ecco, si... No, volevo dire, le coperte, sicuramente il gatto è l'animale più propenso ad avere un qualcosa di morbido alla coperta. Il cane, cioè, perché la gente, se no arriva il messaggio, sì, che siccome c'è l'inverno portiamo le coperte perché noi copriamo i cani. Non è proprio così, e neanche l'inserire a volte la coperta dentro una cuccia di legno non è così riscaldante, insomma non è così. E poi tra l'altro le coperte, che sono di lana naturalmente, sono l'ottimo, diciamo, nido e raccolta per ectoparassiti come le pulci. La termoregolazione del cane
cani di pelo anche medio corto come questo è diversa da quello che uno può immaginare, a meno che non siano cuccioli, che non siano cani senza il pelo. Quindi nel momento in cui il cane ha il box e il riparo, non ha bisogno, magari è meglio portare del cibo, delle cucce di queste in PVC che adesso le fanno in tutti i modi, delle lettiere per i gatti, delle cucce, perché la cosa è più utile, perché sennò la gente pensa, tipo al terremoto, cioè portiamo 10 coperte a rifugio, però è meglio un aiuto diverso per questi motivi che tra l'altro io in lunga esperienza abbiamo sperimentato con tanto di termometro, la termoregolazione del cane, con la coperta, senza coperta, quindi cambia poco, anzi a volte alcuni cani se la possono anche mangiare, sì, infatti, ed ingerire, ragione, e creare dei problemi. Quindi dedicatevi più magari a cucce, lettiere o quant'altro, le copertine per i gatti sì, perché il gatto... Però non i piumini, mi raccomando, no, perché li mangiano, perché, e poi insomma tolgono tutto, okay, l'interno e fanno di sé. Bravo dottore, perché non mi sono ricordata. No, non ne parla mai nessuno, perché sai, sto fatto delle coperte, quindi uno pensa di portare le coperte a quelli di Lampedusa, non è così, perché il cane funziona in maniera diversa. Scusate. Cioè. No, hai fatto benissimo, dottore. Abbiamo dovuto dire stop a portarci le coperte, ecco, perché abbiamo dovuto acquistare proprio un prefabbricato appositamente, certo, perché erano tantissime, si fa una cernita, però arrivavano in continuazione, e dire di no, ovviamente, molte persone non lo comprendono, quindi sembriamo cattivi, ma non lo è. Quindi non portate coperte al canile Montargento, no, mi raccomando. No, anche perché depisso ad altri canili e gattili. Ecco. Allora, Tania, ricordiamo la cena di domani sera. Esatto. Domani sera cena al Ghiottone a Terni, in via della Castellina, ore 8. Vi attendiamo numerosi, è una cena ovviamente con sostegno, quindi con un piccolo contributo al canile e gattile. Quindi vi attendiamo veramente tanto numerosi, non solo i nostri fedeli, perché abbiamo tutto il gruppo ovviamente dei volontari che ci segue, ma speriamo che, come dicevo anche l'altra volta via Skype, amici di amici, amici di amici, portate più possibile, assolutamente. Oh, facciamo vedere la locandina della cena, ce l'abbiamo, sì, eccola qua. Cena assolutamente vegetariana. Ecco, ci mancherebbe, ecco. C'è l'obbligo di prenotazione, però chi dovesse arrivare all'ultimo istante, il ristorante è molto capiente, quindi assolutamente vi aspettiamo. Mi raccomando, potete prenotare anche questa sera, sì, qui da mia, che abbiamo Tania che prende le prenotazioni. 27 euro, una cena stupenda, quindi mi raccomando, potete dare una mano al canile di Monte Argento. Adesso invece abbiamo la locandina che ci è arrivata proprio adesso, relativa alla raccolta cibo che ci dicevi tu, Lisa. Quindi ricordiamo i punti velocemente, perché questa è un'emergenza che ha... Allora, sì, Francesca, infatti ricordiamo, questa è la locandina ufficiale. Questa è una foto reale. È la locandina ufficiale, quindi troverete questa locandina all'interno dei negozi che ci aiutano nei punti di raccolta. Vi ricordo i negozi: l'Arca di Noè a Foligno, via Marchisielli, l'Agriservice, località Paciana, sempre Foligno, la Nova Trade di Perugia, quindi per adesso. Quindi questi sono i punti, per adesso i punti di raccolta, dove potete andare a fare spesa e lasciare una scatoletta per i nostri amici. Grazie. Bene. E parlando sempre di spesa, noi vi ricordiamo che Mia viene sostenuta dalla Conad, quindi se voi andate a fare spesa alla Conad potrete aiutare invece la Gizmo Onlus, che è l'associazione che addestra i cani per diversamente abili. Presidente della Gizmo Onlus ce l'abbiamo in studio, è proprio il dottor Massimo Floris, vicepresidente è Luca Panichi, è una realtà vera umbra, quindi con soli 500 punti potrete sostenere un cane e dare la possibilità a una persona disabile di avere il proprio aiuto e l'amico a quattro zampe. Vero, dottore? Assolutamente sì. Bravissima, sono riprese anche le sedute di Pet Therapy sull'USL di Assisi, salutiamo la dottoressa Ceppi che è coordinatrice un po' dei lavori, al Don Guanella e al Buganeve. Bene. Tutti. E allora, noi ci dobbiamo fermare, vero direttore? No, c'è? No, ho sbagliato, stavo saltando loro. Oh, i pestiferi, oh, mi stavo dimenticando di loro. No, ragazzi, l'ho fatta apposta, stavo andando in pubblicità, ma in realtà non è vero, perché è arrivato il momento Zampa News di parlare delle notizie dal mondo degli animali. Zampa News. Dall'Umbria, Giuntini. Ricette italiane tutte da mordere.
consueto appuntamento con Zampa News. Oggi la prima notizia è che Mia cambia conduttori, grazie. Allora, partiamo subito. Ecco, partiamo con la prima notizia, vai, vai, Esteri, vai. Leonardo DiCaprio, e scusate se è poco, dona 3 milioni di dollari al WWF per la tutela delle tigri del Nepal. L'attore ha spiegato di essere fiducioso che il denaro aiuterà a superare l'obiettivo di raddoppiare la popolazione delle tigri in Nepal. E adesso invece parliamo di attivismo, perché arriva il freddo, ma non è una buona scusa per coprirsi di pelliccia. Infatti la LAV si è recata nelle piazze per vietare finalmente l'allevamento degli animali da pelliccia. L'appuntamento è fissato per la fine di questo mese, il 30 di novembre, con la replica il 7 e l'8 di dicembre. Quindi ripetiamo le date, 30 novembre, 7 e 8 dicembre, per sostenere la proposta di legge che ponga fine a questa attività nelle principali piazze, a Perugia in Piazza della Repubblica e a Terni in Corso Tacito. I cittadini saranno invitati a firmare le cartoline dirette ai 25 senatori e 43 deputati che per primi dovranno esprimersi, scusatemi a Candido mi calpesta le notizie, per primi dovranno esprimersi sulla proposta di legge, quindi ricordatevelo. Passiamo allo sport. Boogie, un labrador scappato da casa, ha partecipato alla mezza maratona organizzata dalla YMCA di Evansville, vincendo anche una medaglia. Quando il padrone si è accorto che il labrador era sparito, è andato a cercare il rifugio per cani della città ed è stato proprio lì che ha saputo dell'impresa compiuta dal cane. Ho scoperto che aveva corso la maratona e le sue foto erano già su Facebook. Gli organizzatori della mezza maratona gli hanno assegnato una medaglia. Scusate, avevo Candido che sta facendo un po' il padrone della scena. Comunque, questa è la nostra ultima notizia. Ultima? Ricordiamo. Purtroppo sì, abbiamo finito anche queste Zampa News. Se anche voi avete notizie, video, foto divertenti o buffe sui nostri amici a quattro zampe, mi raccomando, mandateceli. Per quanto riguarda invece la risposta che volevo dare al nostro avvocato Elisa Ficai, cosa sarebbe successo in Italia a quello che ha preso a calci il cane? Ecco cosa succede. Nel 2014 quel canone, ecco, lieviterà di 6 euro. Detto questo, mandiamo la pubblicità. Su Umbria TV canale 10 in diretta con Mia, la vostra trasmissione dedicata agli amici pelosi. Abbiamo parlato di tanti argomenti, salutiamo Giancarlo questa sera. Salutiamo Liam di Giancarlo Pacini che ha dovuto fare un piccolo ricovero, un piccolo intervento. Ciao Giancarlo, stai tranquillo, metti con l'elisabettiano oppure ecco, avvista e fate i turni di notte, esatto, ok. Da retta al dottor Floris, alle dottoresse dell'euroveterinaria. Allora, adesso andiamo dai nostri ragazzi per gli appelli veloci per pelosi che sono stati trovati e che non sappiamo se appartengono a qualcuno. Prego ragazzi. Esatto, oggi amici scomparsi ritrovati, ricordiamo la collaborazione con lo sportello a quattro zampe della provincia di Perugia. Partiamo subito con il primo. Un cagnolino, ecco, lo vedete, trovato a Cenerente senza identificativo, molto dolce, profumato. Si pensa sia un cane domestico, ovviamente, piange tutto il giorno e gli piace stare con le persone. Maschietto, di taglia piccola, color beige miele, pelo medio lungo. Chi lo conosce? E poi è stato trovato questo gatto rosso incidentato nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre in via Cortonese. È ricoverato presso la struttura veterinaria Canile Sanitario Collestrada, Perugia. E cerchiamo ancora disperatamente Gaia, eccolo, appello già fatto anche la settimana scorsa, tanti gli avvistamenti, avvicinamenti e persone che la stanno cercando, ma purtroppo ancora non siamo riusciti a riprenderla. Ecco. Forza ragazzi. Quindi ragazzi, adesso mi raccomando. Adesso a voi. Grazie ragazzi, occhi aperti dicevo io ragazzi, occhi aperti perché insomma questi pelosi girano per le strade perugine, possiamo dare una mano anche solo con una segnalazione. Su Facebook si è scatenato un po' dappertutto l'appello di Gaia, quindi mi raccomando. E adesso invece andiamo a gustarci uno spot molto bello del WWF per il Natale, quindi gustiamoci questo spot. Thank you.
Difendi la tua specie. Specie a Natale. Quest'anno sostieni il WWF perché i regali inutili sono in via di estinzione. Che bello, eh? Bello questo spot, bello. I regali inutili sono in via di estinzione. Su qualche parallelo avrei fatto meglio, cioè nel senso avrei suggerito meglio, però molto bello, molto bello, intuitivo, eh? Sì, sì. Allora, noi di Mia lanciamo questa idea, regalo, a tutti i nostri telespettatori, quindi non buttate via soldi, non perdete tempo a correre a destra, a sinistra per regalare qualcosa a qualcuno, non lo trovate il regalo giusto, buttate via soldi, tempo, poi la carta, dottore, incartare i regali e andare a destra, a sinistra, con quanto costa il gasolio oggi? Regalate un'adozione a distanza di uno dei nostri pelosi dei canili, potete sceglierne tanti, potete scegliere addirittura un cane del canile di Monte Argento. Sì, Tania, quanto costa adottare? 62 euro all'anno, quindi è meno di qualche euro insomma al giorno, e quindi non è molto meno, non è molto meno, sì, a settimana, 360. Perché mi sbaglio sempre in matematica, sono frana. Ma secondo me, cioè 62 euro all'anno è veramente poco. Però è quanto a noi ci basta, insomma, per ovviamente aiutare un sostegno per l'adozione. Ecco, quindi se siete un gruppo di amici, cari telespettatori che ci state seguendo, fate un'opera buona. Adottate un cane a distanza, mettete in sei, una quota. Se siete in sei, sono 10 euro per uno. Non vi impazzite a fare gli altri 5 regali. Dottore? Giusto. Noi lo faremo, noi di Mia, adotteremo... Anzi, è una bella idea regalo, nel senso col bigliettino... con la foto del cane in previsione dell'adozione, di fare proprio alla persona, magari amante degli animali, questa cosa, no? Noi facciamo la pergamena e più invitiamo la persona a venire ovviamente ad accudire il proprio animale, che può essere cane o gatto, perché c'è chi lo fa anche con i gatti. Ci mancherebbe, certo. Un'idea carina è un'idea... per il Natale, perché a Natale dobbiamo essere più buoni, quindi facciamo regali intelligenti, mi raccomando telespettatori. Questa per chi è questa domanda? Questa è la sollevata la nostra Valentina, la domanda del libretto sanitario, il libretto sanitario, anche per distinguere la professionalità dei veterinari. Valentina, prego. Veterinari. Mi domandavo, però lo domando anche al dottor Floris, ma se io smarrissi il libretto del mio cane... Se tu fossi una mia cliente o una cliente dell'ambulatorio dell'EMPA? No, in generica situazione italiana, cioè io ho il libretto dell'animale, spesso purtroppo, perché non tutti sono professionali, poi ci sono le relazioni interpersonali, le simpatie, le antipatie, si tende a cambiare veterinario a volte e non mi risulta che esista una banca dati, magari riconducibile al CIP, dove vengano registrate tutte le vaccinazioni piuttosto che gli interventi subiti dal cane, eccetera, ma senza andare negli interventi o nelle patologie. Quindi dell'anagrafe a livello nazionale? L'anagrafe a livello nazionale esiste, cioè noi abbiamo un sistema, il sistema computerizzato che è in collegamento con la ASL, eccetera, con una serie di password, ogni veterinario autorizzato all'inserimento del microchip. Il lavoro più grande non è quello di inserire il microchip al cane, di controllare che sia anche in buona salute, ma soprattutto specificare la scheda e inserire sul computer l'anagrafe canina. Quella è l'identificazione del cane, che quindi se tu perdi il cane, eccetera. Non c'è nell'anagrafe nazionale, naturalmente secondo me non è l'anagrafe nazionale che va fatta questa cosa, il corrispettivo della sua situazione sanitaria, cioè le profilassi vaccinali, esatto, e quant'altro. Esiste il passaporto in più come libricino, più, eccetera, ma d'obbligo. Però le cliniche, gli ambulatori ben attrezzati, ormai insomma sono anni, sono più di 15 anni che lo facciamo, al computer c'è un programma vaccinale del cliente, del gatto, del cane o del coniglio, del furetto. Quindi anche se tu perdi il libretto sanitario, in questo caso vieni da me, noi accendiamo un tasto e praticamente al computer risulta tutto il tuo richiamo, addirittura abbiamo anche i programmi con i richiami per via mail o per via lettera che inviamo per però il richiamo. Però questo è un caso su mille, perché io dovesse capitare, ad esempio, a parte le vaccinazioni obbligatorie, che sono obbligatorie tra parentesi, ma quando si va all'estero e serve l'antirabica, magari adesso in questo momento di crisi economica, a qualcuno non va di spendere 30, adesso dico 30, può essere 40 euro per una vaccinazione, mi invento ad avere smarrito il libretto, vado da un altro veterinario, mi invento che l'antirabica io l'ho fatta e tutto passa sotto no, silenzio, allora, no? Allora, possiamo provare con la telecamera nascosta? Posso? Allora, se tu vai da un veterinario senza libretto, io
credo che nessun veterinario, me lo auguro, ti sottoscriva una vaccinazione sul passaporto antirabica, perché uno dei motivi per i piccoli animali per il quale può essere arrestato il veterinario e sospeso dall'ordine è proprio la falsa vaccinazione, okay, cioè la falsa dichiarazione, allora, dell'antirabica. Per la comunità europea questa è una cosa molto severa, perché nei paesi dell'est esiste la rabbia. Però non sarebbe opportuno che magari, non lo so, l'ordine dei medici veterinari, qualcuno a livello nazionale istituisse un obbligo da parte dei, no, da parte dei veterinari di inserire queste vaccinazioni in un file, perché comunque se io personalmente non mi ricordo, dottore, ancora no. No, allora non è assolutamente obbligatorio. Se io non mi ricordo che vaccinazione era fatta, gliela rifacciamo. Se sei mia cliente te lo ricordo io, se non sei mia cliente, ogni, la libera professione purtroppo è articolata nella nostra. Ecco, quindi non è obbligatorio. Ecco, potrebbe essere. No, magari mi hai dato un'idea, potremmo fare l'anagrafe. Andiamo avanti, abbiamo il direttore di produzione che sta facendo così. L'anagrafe, no, l'anagrafe nazionale sanitaria. Questa, esatto, è una bella idea questa. Non è male. Allora, ci fermiamo perché dobbiamo lanciare i pesci di... Dottore, i pesci di... Mia. I pesci di Mia. Chip e Chop, mangimi, accessori, toilettatura a Tuoro sul Trasimeno. Giardinaggio, agricoltura, pet a Passignano sul Trasimeno. Sì, in fondo al mar, se la sardina fa una morina, c'è da impazzir. Che c'è di bello poi lassù, la nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar. Buonasera amici dei pesci di Mia, questa sera parleremo della ricciola. La ricciola è comune in tutto il Mediterraneo, è un pesce comune in tutto il Mediterraneo. È un pesce d'alto mare che ama gli sconfinati spazi liquidi e fondali profondi, pur non disdegnando la luminosità della superficie. Solitamente si incrocia al largo, in piccoli branchi, inseguendo i piccoli pesci azzurri di cui si ciba. La si può trovare a 200 metri di profondità o subito sotto il pelo dell'acqua, secondo gli umori del momento, secondo le correnti dominanti e secondo le quote a cui si trova il pranzo più appetitoso. Affusolato come un siluro, potente e forte come può esserlo solo un corridore del mare. Il profilo è leggermente ricurvo, il muso arrotondato è caratterizzato da un'espressione severa e quasi corrucciata. La ricciola, avendo abitudini pelagiche, e sappiamo che cosa significa, ha sviluppato una colorazione estremamente mimetica in acqua. Quindi abbiamo un dorso blu o grigio olivastro, mentre i fianchi sono più chiari, ed il ventre bianco argenteo. La ricciola, come molti grandi pesci migratori, è una specie gregaria per taglia, cioè tende ad aggregarsi con individui di dimensioni simili, a differenza del dentice di che abbiamo visto la volta scorsa. Ecco, ci vediamo delle belle immagini delle ricciole sott'acqua, vederle sott'acqua con i sovacchi di bolla blu è una cosa. Sono molto eleganti, come il dentice e anche i carangidi, hanno questa espressione veramente molto cattivella e da predatori. Molto da predatori. Quindi sott'acqua sono eleganti, quindi non, sì, come te. No, io no, ecco, se apposta, era per sapere che sì. Ragazzi, qui c'è un dibattito in studio, scusate, abbiamo ascoltato poco Leli. No, cioè, ancora stiamo continuando a parlare dell'elemento sanitario. No, il vicepresidente vuole dobbiamo fare... Dobbiamo parlare di questo. Il vicepresidente deve fare un saluto. Ah, vice? Ah, bene, c'è il calendario, però... No, vice. Salutiamo Gabriella e Federica. Lunedì sera abbiamo fatto... la cena dell'ultima lezione del corso di Agility, Utility e quant'altro finanziato dalla provincia di Perugia, la prima realtà in Umbria di collaborazione, di partnership con una scuola di formazione professionale della provincia su questo settore. È stata una bella serata e comunque quello è un luogo, diciamo che è un piacere com'era? Viverlo. Il dolce era... Un dolce stupendo, forse. E la diciamo, Gabriella, e la anche una Isabella foto. E la Federica hanno organizzato veramente una cena molto carina. Vice? Lo sa che cos'è questo? Il calendario, possiamo fare un gemellaggio col facciamo calendario a quattro zampe della provincia di Perugia. Uno dei tanti doni che si possono fare a Natale, guardate ovviamente. Guardate che bello, allora questa è la copertina, 2014, eccoli qua, da Massimo siamo. 2014, prego Tania. Vai. Allora, noi abbiamo attivato proprio un e-shop solidale, quindi questo calendario lo possiamo spedire dappertutto. L'offerta minima è di 8 euro, come vedete ci sono tante informazioni. Dentro ovviamente ci sono le foto dei cani e dei gatti presenti attualmente a Montargento. Alcuni sono adottati anche a distanza, quindi
ci sono tante informazioni utili su come ovviamente vivere con il proprio animale, quindi vedete, abbiamo ricordato sul retro, scusa se ti interrompo, sì? Dobbiamo mettere una copertina e inserire le foto di questi piccolini stasera. Assolutamente sì, è vero, è vero. Questo, per questo calendario vorrei ringraziare ovviamente una delle nostre volontarie, che è Federica Ruge, che l'ha realizzato in toto. Dalle foto se ne è occupata sino alla realizzazione, poi ovviamente l'abbiamo mandato in stampa. Bellissimo. Queste sono tutte le vostre attività, l'abbiamo ricordato, sì, anche prima, le adozioni a distanza, Tania. Sì, il calendario ovviamente, che venderemo ovviamente durante la cena. Venderemo è un termine inappropriato, è un'offerta minima ovviamente. Poi ci troverete presso ovviamente il gazebo di Largo Villa Gloria Terni, quindi per tutto il periodo natalizio. Grazie ovviamente alle donazioni siamo riusciti ad acquistare questo prefabbricato per contenere le coperte e poi insomma un po' i numeri che ho dato anche nella scorsa skypata di adozioni, quanti cani, quanti gatti, quindi, e tutti i nostri riferimenti. Siamo presentissimi insomma in tutti i social, quindi non ci potete non trovare. Grazie, grazie mille. Allora ci fermiamo, ultima pausa pubblicitaria, torniamo perché dobbiamo rientrare nello studio legale dei nostri ragazzi per delle news. Rimanete con noi, a tra poco. Bentornati, parte finale di Mia, perché qui siamo tutti amici, dottore. Ma questo è un gruppo. Una cosa, eh? Ma se uno perde il libretto sanitario. C'è un dibattito, ragazzi. Corriamo perché abbiamo quasi finito, ma dobbiamo rientrare nello studio legale dei nostri ragazzi. Prego, ragazzi. Francesca, siamo arrivati alla notizia che avevamo preannunciato, che è veramente importante. E perché? Perché un bracconiere avarese è stato condannato a 6 mesi di reclusione e 300 euro di multa, ma questo non è importante. È importante il fatto che è stato condannato per aver provocato per la sua attività di bracconaggio un danno, un furto allo Stato. Quindi è stato introdotto per la prima volta il principio che un'attività di un bracconiere pone, provoca danni al patrimonio indisponibile dello Stato, vale a dire riferito a specie di animali che invece vanno protette. Per cui credo che questa sentenza potrà veramente creare, aprire, come dire, la possibilità di perseguire, ecco, queste attività con più incisività da parte della magistratura e anche da parte delle forze di polizia territoriale. Avvocato! Allora, invece, sempre in tema di sanzioni amministrative, sono state erogate 16.000 euro, un totale di 16.000 euro, dalla Polizia Stradale in Basilicata, nell'ambito delle operazioni per il controllo sul trasporto di animali vivi verso i macelli. In questo caso erano maiali. Gli animali erano stati maltrattati, ovviamente sversavano in condizioni di salute pessime. È vero che andavano verso il macello, ma è anche vero che comunque ci dovrebbe essere una certa pietas anche verso l'animale che da lì a poche ore è macellato. E comunque sia, se questo proprio vi lascia indifferenti e non ve ne frega niente, pensate che i 16.000 euro di multa sono stati erogati perché gli animali versavano in pessime condizioni di salute, per cui la loro carne, che poi sarebbe stata macellata, è quella che finisce nei vostri piatti. Quindi se vi resta indifferente il fatto che comunque vengono maltrattati nel trasporto, rendetevi conto che poi li mangiate, che già sono in pessime condizioni di salute, pensate come vi arrivano sul piatto. Bravo avvocato, noi li mangiamo, diventiamo vegetariani e se possibile anche vegan. È tutta salute, dottore. Andiamo dai pestiferi di là, ragazzi! Che cosa ci hanno mandato i telespettatori? Sì. Niente, noi eravamo a bocca aperta per le notizie aperta di Lisa. Grande Lisa, grande Lisa. Comunque, avanti, ci hanno mandato le foto, ragazzi. Adesso è il momento in cui si ride e si scherza, perché partiamo con la prima. Alessio e Lara che ci mandano la foto della loro gattina Minu, guarda quanto è carina, vestita da streghetta. Poi Enrico, dopo, che ci manda la foto della sua bellissima amicetta Kirby. Ed infine Silvia, che ci invia la foto del suo Albertone, il gattone rosso. Eccolo qua. Eccolo qua, veramente bellino. Un saluto a tutti i nostri amici telespettatori. Mi raccomando, rinnoviamo l'invito a mandarci le vostre foto dei vostri e dei nostri amici a 4000 zampe che sia.
mi raccomando, anche per quanto riguarda la bacheca degli scomparsi e ritrovati, perché noi siamo sempre molto attivi su quel fronte. In chiusura, perché stiamo stringendo, abbiamo pochissimo tempo, la seconda domanda, la risposta esatta: la balenottera azzurra vive 90 anni, un complimentone a Elena che ha vinto e si è aggiudicata un premio che non diremo mai ovviamente in diretta. Un abbraccio alla Sardegna e adesso passo la parola alla mia cara Elisa. Eh sì, perché dobbiamo mandare un video molto divertente. Guarda, che ci ha mandato una nostra telespettatrice, Angela. Prego partire il video, in quanto lei è un'appassionata di gatti e lei ha un gatto spettacolare, questa sua gatta, che è la gatta di casa, praticamente è un gatto da riporto. Adesso la vedete che c'ha un piccolo maccheroncino sulla bocca e lo riporta alla sua padroncina e vuole che lei glielo riporta e vuole che lei per forza glielo butti giù per le scale. No, secondo me vuole portarglielo. Guardalo. Me se lo vuole far cucinare. Sì, un plauso ad Angela che salva dalla strada, ad oggi ha 10 gatti e li ha salvati dalla strada e li cura e li tiene in casa. Oramai ha un garage che è diventato un... Quindi diventerà come la gattara dei Simpson prima o poi. Però veramente ce ne vorrebbero di persone così. Ragazzi, vi ringraziamo. Noi già vi salutiamo perché il nostro caro produttore Mirko Lo, che ci ha detto che abbiamo pochissimo tempo. Sì. Risalutiamo ancora una volta la Sardegna. Sardegna Power, noi ci siamo. Grazie ragazzi, allora salutiamo i nostri ospiti. Grazie vicepresidente, grazie che ha fatto i miracoli per essere qui a Mia, perché è il patron. E questo cagnolino, questa femminuccia, chissà, vicepresidente, ormai si è innamorata. Speriamo che troverà una famiglia. Ecco, mi raccomando, questi cuccioli che sono stati qui sono adottabili, quindi potete contattare il canile di Monte Argento per prendervi cura di questi cuccioli. Ma per chi volesse un Blue Down cucciolo e avventurarsi su questa bella esperienza... E aiutare le persone, perché certo, sono cani da ricerca... Ecco, sono i cani più belli in Europa, quelli che ha la nostra Laura, allevamento Vascia di Todi, quindi è umbro al 100%, ce l'abbiamo noi. Quindi la cinofilia dell'Umbria primeggia sempre a livello internazionale. Grazie Tania, grazie James, grazie per tutto quello ma che fate. Salutiamo l'avvocato degli alberghi, scusa. Salutiamo il nostro studio legale, grazie ragazzi. Ciao, grazie a tutti, vi ricordo il canile di Trani, è andata in onda stasera su Striscia la Notizia, anche il servizio di Edoardo Stoppa. Oh, quindi bene, quando parla Striscia, insomma, la voce arriva. Più o meno. Grazie Valentina, la nostra super opinionista nonché inviata, e insomma, ricordiamo... Libretto sanitario. Libretto sanitario, microchip. Ricordiamo il nostro direttore di produzione e la regia di Paolo Calderossi e tutti coloro che hanno lavorato per questa diretta, che tornerà in replica sabato alle ore 9 e domenica alle ore 18.30 sul canale 210, il Gold, Umbria TV Gold. Grazie dottore. Buonasera a tutti, buonanotte. Ci vediamo mercoledì prossimo. Arrivederci. Amiamo i nostri amici animali. Say boom.